Ancora una trentina di travi per concludere la parte strutturale della soletta della nuova copertura al torrente San Francesco di Rapallo. Questa prevista a fine marzo, poi collaudi e altri piccoli interventi propedeutici prima della fine vera e propria dei lavori, ossia quando la strada potrà riaprire al traffico. La conclusione ad oggi è prevista per i primi di aprile, tempo permettendo, quindi senza particolari giornate di pioggia che bloccherebbero magari i lavori. Per i primi di aprile la fine della soletta strutturale, poi tempi tecnici di collaudo e quindi diciamo per fine aprile l'apertura al traffico. Gli interventi proseguono da mesi, provocando molti disagi al traffico cittadino, già di per sé congestionato e ancor più rallentato dalla chiusura di via Milite Ignoto e la piazza adiacente al Lungomare e all'Aurelia. L'intervento però era necessario e non rimandabile, ci sono stati però diversi ritardi. L'adeguamento idraulico è figlio dell'adeguamento, cioè dell'intervento strutturale, quindi una volta intervenuti strutturalmente San Francesco aveva bisogno che fosse adeguato in quel tratto che siamo intervenuti alla parte idraulica. I lavori tolti sotto servizi che sono stati diciamo uno dei problemi maggiori perché avevamo sottostrati ormai persi nel tempo che hanno creato rallentamenti e difficoltà nelle lavorazioni, tolto quelli, diciamo che è tornato ad un cronoprogramma accettabile. Quella che va a concludersi è solo una parte di un intervento più sostanzioso che avrà altre fasi. Ci sarà la nuova riorganizzazione della piazza sovrastante, quindi nei prossimi giorni verrà lanciata la gara. Quindi partita la gara, avrà un mese di suo sviluppo, dopodiché avremmo quindi per maggio la ditta vincitrice di questi interventi che cubano di quadro economico circa 2,5 milioni. Tendo a precisare e a rassicurare le persone chiaramente che questi interventi verranno fatti in lotti non invasivi al traffico, quindi verrà spostato il traffico di qua e di là, quindi diciamo che da fine aprile il traffico tornerà senza soluzione di continuità.